nell'entroterra del Levante genovese, precisamente a Santo Stefano d'Aveto, per l'appuntamento 2006 di Aveto in Aria manifestazione di parapendio, che vedrà i piloti iscritti decollare dai 1800 metri di altezza del Monte Maggiorasca per effettuare l'atterraggio di precisione nei pressi del Grand Hotel Siva, in località Roncolongo, a due passi da Santo Stefano d'Aveto. In Aria è un'idea dell'associazione sportiva ATS, in collaborazione con il club Volo Libero Settimo Cielo di Genova, che cura la parte tecnica della gara. La due giorni di volo libero della Val d'Aveto inizia come da copione con il battesimo della pioggia di metà mattinata. I piloti si riparano nella tenda messa a disposizione dall'organizzazione, ma ben presto le nuvole si dileguano e lasciano spazio ad una discreta giornata volabile, che permette il decollo ai piloti di tutti i livelli di esperienza. Il trofeo del Maggiorasca è una gara di centro, cioè i piloti dovranno cercare di centrare un bersaglio tracciato sul terreno in fase di atterraggio. Il volo dal Maggiorasca è un volo alto, poiché ha un dislivello tra decollo e atterraggio di circa 600 metri. Il parapendio è nato una ventina d'anni fa e le prime vele usate erano le cosiddette ala Rogaldi, che è un'ala da lancio da paracadutismo. I francesi hanno tirato fuori questo sport e forse i primi erano proprio paracadutisti. Dopodiché vi è stata una continua evoluzione fino ad arrivare alle consuete ale da parapendio, che presentano prestazioni molto elevate, e in questi ultimi anni vi è stato proprio uno sviluppo, una diffusione di questo sport, che comunque è uno sport considerato ancora giovane. Questo bellissimo mondo del parapendio è un mondo dove si può accedere da un'età dai 16 anni e poi ovviamente in su non vi è limite. Abbiamo dei piloti che superano l'ottantina e volano felicemente. Per poter volare e praticare questo sport vi sono due possibilità. Uno, da passeggero, e di conseguenza può andare in aria chiunque con un pilota brevettato e abilitato biposto, quindi con un parapendio tandem con due salvette, e quindi una persona può fare il giro turistico. Oppure l'altra alternativa potrebbe essere quella di iniziare veramente a volare da soli, senz'altro con l'ausilio di una scuola. Per chi ama volare in termica, il volo del Maggiorasca offre la possibilità di fare quota grazie ai bastioni rocciosi, che scaldandosi nelle ore centrali della giornata generano correnti ascensionali notevoli.
ma l'assenza di attività termica in valle non consente a nessuno di fare quota, cioè di salire oltre i 1800 metri del decollo. Il corso può durare dai 3 ai 6 mesi e durante questo periodo l'allievo impara una parte teorica con nozioni di meteorologia, aerodinamica, pronto soccorso, registrazione del volo e poi vi è una parte pratica che prende i fondamenti su un campo di volo dove si inizia a gonfiare la vela, dove si iniziano i primi rudimenti per prendere familiarità con questo bellissimo attrezzo e dopodiché si faranno i primi voli alti. I primi 5 voli alti sono voli radio assistiti dove l'istruttore segue da terra l'allievo facendogli compiere tutte le operazioni fondamentali per un buon guadagno di quota, per un buon smaltimento e infine un atterraggio perfetto. Il quinto volo mediamente il pilota inizia a prendere familiarità con l'aria, con la dimensione, con la tridimensione, perché su questo mondo che viviamo in due dimensioni manca l'altezza, la profondità. E l'aria ci dà questa bellissima sensazione, il pilota prende familiarità, inizia a volare sempre meno assistito, ovvero sempre con un occhio critico e supervisore da parte dell'istruttore, però inizia a prendere delle decisioni, che in aria le decisioni sono fondamentali e vanno prese nel minor lasso di tempo possibile.
primi 10 metri per lui, decisamente lungo in questo momento, esegue ancora una S, entra in campo e si predispone ad arrivare in area bersaglio, effettua una virata a sinistra che lo porta decisamente fuori in pieno delle patate. Bravissimo Enzo, primo pilota Aveto in area 2006. Pensavo di perdere meno facendo la curva, invece ho perso di più e sono andato, invece volevo girare e andare. Beh, potevo fare una C. L'ideale era un attacco a C. Ho sbagliato clamorosamente il centro quest'anno, me lo sentivo, dovevo fare un ground speed, cioè quelle virate secche vicino alla terra. Fabio si chiama gol. Bellissima giornata con un vento gradevole, circa 20 km all'ora di vento in media. In aria le condizioni sono molto calme e molto lisce, in atterraggio non abbiamo assolutamente vento, quindi la manovra di smaltimento è stata abbastanza dedicata proprio per cercare di contrastare quella velocità residua che mi permetteva di arrivare al centro. Diciamo che il decollo non ha avuto nessun problema, anche se era un po' sottovento perché il vento è un po' tagliato rispetto alla direzione di decollo, però nessun problema, in aria tranquillo come un olio e atterraggio a favore di vento per cercare di prendere il centro, però è così. È stato bello, molto bello, semplice, non turbolento. Il paese è bello visto dall'alto, molte belle case. E cosa posso dire d'altro? Mi ha fatto piacere. Non ero mai venuto in questa zona, cioè ero venuto tanti anni fa a sciare, ma poi non sono più venuto. Il primo volo che facciamo qua per me era proprio un volo d'ambientamento, non pretendevo, anche viste le mie capacità, poi fare altre cose, per cui va benissimo.
Iuri, della scuola di Laveno. Giorasca è stato scoperto dai deltaplanisti nel 76-77, sono stati quelli di Parma, soprattutto i famosi gemelli Bricoli, che sono stati più volte campioni italiani e quasi sempre facevano parte della squadra nazionale italiana, due deltaplanisti perché a quel tempo il parapendio non esisteva e ricordo che salivamo sul Monte Bue con la teleferica. Era il periodo di UFO Robot, quindi quando partivamo facevamo i versi di quei cartoni animati giapponesi di quel periodo, tipo alla barda spaziale, e poi ci buttavamo giù con i deltaplani che a quei tempi avevano più o meno le prestazioni del parapendio, ecco. Certo, se gli impianti di risalita ci fossero, Santo Stefano d'Avero diventerebbe sicuramente un posto di eccellenza per il volo libero. Ora è stato riscoperto col parapendio, so che dei ragazzi sono arrivati qui in zona partendo da molto lontano. Certamente andando avanti le prestazioni del parapendio miglioreranno, si potrebbero trovare anche dei decolli più bassi. Perché poi molto spesso si sale, si risale in volo. Il giorno si presenta soleggiato già dal primo mattino. I piloti che speravano in una buona attività termica vengono accontentati. I voli del secondo giorno sono decisamente più lunghi e le termiche potenti che sa regalare la Val d'Aveto non tardano a farsi sentire. I piloti più esperti hanno pane per i loro denti, quelli meno esperti girano alla larga e si portano verso l'atterraggio.
inizi del volo libero si cercavano le cime più alte per far durare più a lungo il volo. Poi la filosofia del volo è cambiata completamente, perché le ascendenze si vanno a cercare con le correnti termiche che possono essere nei posti più imprevedibili. E senz'altro qui la Val d'Aveto permette di raggiungere quote, ho sentito, vicino ai 3.000 metri. Parte un po' di pioggerellina, sì. L'aria era giusta e io sono sempre dell'idea che quando l'aria è giusta non bisogna aspettare. E va!